Cari amici della Biblioteca di Boa Culture, benvenuti ad un nuovo appuntamento letterario. Oggi parliamo di un libro per Garzanti Editori, scritto da Timothy Shaffer, La ladra di profumi. E questo libro ripercorre nuovamente, come abbiamo visto ormai in un filone che Garzanti sta seguendo da molto tempo, quello che è la descrizione della capitale più bella, forse dell'Europa, una delle città più belle del mondo, vale a dire Parigi, in particolar modo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo visto la storia dell'American Library, abbiamo visto la storia della Shakespeare and Company e come la letteratura sia un elemento così importante in ogni periodo storico, ma in particolar modo lo è stato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, nel corso dell'occupazione nazista. Il libro parla della storia di Clementine, se volessimo americanizzare il nome, vale a dire una signora ormai abbastanza avanti con l'età che è stata un'ex ladra e che deve scoprire se un profumo che porta il suo stesso nome può essere una potente arma chimica contro i tedeschi, ripeto, quei tedeschi che stavano indiscriminatamente occupando Parigi. Allo stesso modo c'è un gerarca nazista, Oscar Bosse, il quale, grazie all'aiuto appunto di Clementine, si inserisce, inizia a vivere ovviamente in maniera del tutto illecita nella casa di quello che era stato un grandissimo realizzatore di profumi, perché all'interno di quella casa lui pensa che possa essere custodito in un punto segreto della casa stessa, un diario all'interno del quale appunto trovare quella formula segreta di quel profumo che, come se fosse una novella arma chimica, come oggi noi siamo abituati a conoscere, fosse in grado, una volta consegnata a Hitler, una volta consegnata alle truppe naziste, di dare una svolta fondamentale al conflitto bellico. E Voss lo fa anche ovviamente per il proprio prestigio personale, per riuscire a mantenere quella figura così centrale all'interno della Parigi occupata, e se non trova il diario potrebbe essere scalzato alzato via da un qualsiasi altro gerarca nazista. Usa quindi Clementine, la quale apparentemente, lo vedremo nel corso delle varie pagine del romanzo, appunto apparentemente appare quasi come se fosse un'amica, una complice di Voss nella ricerca di quest'arma segreta, di questa composizione chimica del profumo, nuova arma letale che potrebbe dare una svolta alla guerra mondiale. Addirittura Clementine avvelena piano piano, gradualmente, senza farlo morire, ovviamente, Voss, in modo tale da renderlo il più inoffensivo possibile all'interno dell'appartamento, riuscire a trovare in qualche parte, nascosto in una parete, in un doppio fondo, in un mobile, in una poltrona, questo famoso diario. All'interno del volume del romanzo troviamo tantissimi altri personaggi, Zoe, Day, Blu, e si intrecciano le loro vite all'interno della storia, dando un quadro sì romanzato della Parigi dell'epoca, ma storicamente coerente di quella che è stata l'importantissima resistenza LGBT parigina dell'epoca. È un romanzo questo costruito e costituito da una profonda e ricchissima ricerca bibliografica, di libri di riferimento. Li troverete poi il dettaglio a valle del libro stesso, un profondo studio di articoli, di letture, di quello che è stata la realtà della resistenza a 360 gradi nella Parigi dell'occupazione nazista, in particolar modo per quanto riguarda la realtà LGBT. È un quadro della resistenza francese e vedremo addirittura come un personaggio come Day riuscirà a fare spionaggio grazie alla trascrizione, spartiti musicali di quelli che sono dei messaggi cifrati, dei messaggi segreti che per passare alla resistenza e quindi sconfiggere quanto prima il nazismo. Nel romanzo si fa un quadro molto preciso, molto romantico della Parigi di quell'epoca, dei locali, degli ambienti, di come la gente cercava di vivere, di sopravvivere in quel periodo così drammatico della storia, ovviamente non soltanto di Parigi, ma di tutta la Francia, di tutta l'Europa, di tutto il mondo intero. E il passato di Clementine ha un ruolo importante, perché nella sua figura di ex ladra, quella ladra che aveva
passato tutta la sua vita a derubare anche persone ricche, anche signore, addirittura era diventato una specie di riferimento, era diventato quasi un onore essere derubata da lei, si trova avanti negli anni a vivere un'avventura particolare, un'avventura che lei a volte neanche sente su se stessa, che però affronta in maniera del tutto eroica e con uno spirito perché necessario per vincere quella che era l'egemonia nazista del tempo. Vedremo con un finale molto profondo, un finale che ha anche delle componenti molto drammatiche all'interno dei vari protagonisti che ho citato prima, come quel periodo sia stato un periodo realmente duro, profondo, dove tutte le persone che ne sono state co coinvolte in un modo o nell'altro hanno subito quell'orrore, quel dramma che più volte abbiamo de descritto e che essere stata la seconda guerra mondiale. Il libro La ladra di profumi prosegue quel filone che la Garzanti sta seguendo da molto tempo ed è un ulteriore capitolo importante che ci aiuta a descrivere, ripeto, attraverso un romanzo, ma con delle basi storiografiche ben precise, corrette e profonde. La Parigi della Seconda Guerra Mondiale. Quindi è un romanzo per tutti coloro che vogliono sognare, per tutti coloro che vogliono conoscere quel periodo e desiderano farlo non attraverso dei saggi storiografici, ma attraverso anche quello strumento che io considero spesso molto importante, a volte anche più utile rispetto a un saggio, vale a dire un romanzo ambientato in quel periodo, ma che, ripeto, ormai l'ho detto diverse volte, si fonda su delle basi storiografiche corrette e coerenti. Quindi a me non resta che invitarvi alla lettura di questo bellissimo libro. Vedrete la copertina per alcuni secondi dopo il mio intervento, che ripeto essere stato scritto da Timothy Schaffer, per Garzanti, editore. La ladra di profumi. E a me non resta che augurare a tutti quanti buona lettura e a presto.